Questa rassegna stampa di oggi 23 giugno, domenica, buona domenica a tutti quanti voi, vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Il Corriere della Sera apre con una notizia politica, perché in realtà quella di Salvini sembrerebbe una grande notizia politica. Salvini incontra le imprese. Sostanzialmente il ministro degli interni fa una cosa piuttosto inusuale, cioè si mette a convocare, al Viminale, le imprese, non per arrestarle, ma perché vuole capire cosa deve fare sull'economia. Ed è un dato che è più significativo forse per quello che racconta il governo, rispetto a quello che racconterà le imprese, o meglio è significativo rispetto a quello che racconterà le imprese, perché è un posizionamento politico per andare a votare e a beccare i loro voti, immagino, perché il ministro degli interni sulle imprese può fare veramente poco. In realtà c'è, cioè, Salvini sa benissimo che occuparsene è Conte e Di Maio, e per questo i giornali oggi pensano che questo sia un piccolo schiaffo a Di Maio, che ci siano venti di crisi su questo governo. Il titolo più azzeccato oggi dei giornali è sicuramente quello di Brambilla, del Quotidiano Nazionale, con cui sottolinea: un mese dopo il voto, il paese in stallo. Non sembra che stiano facendo granché dopo questo voto, che avrebbe dovuto unire il governo, compattarlo, avendo ancora un'ampia maggioranza, però ovviamente invertita rispetto a quello che è successo prima del 26 maggio. Oggi Savona, in un'intervista molto interessante al messaggero Osvaldo De Paolini, dice: ragazzi, state attenti con l'Europa, è il momento di disarmare, cioè di iniziare a mettersi un po' d'accordo con loro. È detto da Savona, che è uno dei più critici dell'Europa, forse dà il senso della ragionevolezza anche all'interno di una compagine, diciamo, non proprio europeista. Poi ci trovi la commissaria Vestager, che insulta l'Italia nel momento in cui si sta per fare una trattativa, e capisci che insomma le ragioni oppure le liti ci sono da entrambe le parti. Ma un retroscena molto interessante è quello che fa oggi Tommaso L'Abbate. Dice: la Lega vuole continuare a governare dopo una riunione con i suoi, dopo l'America, dopo i sondaggi al 34%, dopo la celebrazione di un viaggio che secondo i leghisti è andato molto bene. Salvini ha sentito tutti, Fontana, Giorgetti, poi alla fine ha detto: no, io voglio continuare ad andare a votare, perché in realtà noi, gli italiani, ci votano perché vogliono che noi si realizzi un programma. Non riesco a capire bene quale, ma comunque sia, questo è il retroscena di L'Abbate. Interessante, il ministro con i rapporti dei rapporti col Parlamento, abbiamo anche un ministro dei rapporti con il Parlamento, un tempo era Ferrara, oggi è diventato Fraccaro, il giovane 38enne del Movimento 5 Stelle, dice: temo che si voglia andare ad elezioni anticipate perché non si voglia fare il taglio dei parlamentari, perché in questo grande casino è avviata una manovra ovviamente governativa, di stampo governativo, per la riduzione di 345 parlamentari, e dice Fraccaro, tra le righe: i leghisti forse vogliono far cadere il governo prima che si taglino i parlamentari, quindi loro, nonostante il grande successo che avranno, vedranno ridotte probabilmente in numero assoluto le persone che porteranno in Parlamento. Questo non lo dice così esplicitamente Fraccaro, ma è il non detto di questa intervista. Ricordatevi dunque che la riforma del Parlamento, soprattutto del numero dei parlamentari, è dietro l'angolo. Secondo tema politico è quello di Di Maio, secondo i retrosceni un po' di tutti quanti, soprattutto quello interessante oggi, quello di Delvigo sul Giornale. Di Maio sarebbe incazzato, i giornali scrivono inc. perché non si possono dire parolacce sui giornali, le parolacce sono peggiori rispetto a quelle schifezze che fanno i giornali, evidentemente. Sarebbe incazzato Di Maio con Di Battista, perché Di Battista avrebbe detto, cosa che anzi ha detto in una trasmissione televisiva pochi giorni fa, che il Movimento 5 Stelle si è un po' rintronato perché sono diventati burocrati chiusi nei ministeri. Tra l'altro vi segnalo un retroscena di Emanuele Buzzi, che segue il Movimento 5 Stelle, che è fondamentale, perché in questo retroscena, che non leggerete mai perché ormai i giornali spero che sia io che faccia per voi il mestiere di lettura faticosa, in questo retroscena Emanuele Buzzi, sentite che cosa scrive, aperte le virgolette, quindi o dice una bugia al giornalista o ovviamente è vero quello che scrive, e immagino che sia vero, visto che ha aperto le virgolette. Sentite cosa dicono dall'entourage di Di Maio. Dicono che Di Battista vuol far cadere il governo semplicemente perché ha bisogno di uno stipendio, non ha più i contratti che aveva firmato, evidentemente col Fatto Quotidiano. Cioè, i grillini gettano veleno su Di Battista dicendo che vuol far cadere il governo, tutto il governo del paese,
per farsi pagare lo stipendio. Io non posso credere che uno arrivi a tanto, ma evidentemente i compagni di strada di Battista e di Maio questo credono, se lo credono loro, bah. Nunes, una deputata del Movimento, una senatrice del Movimento 5 Stelle, molla e la cosa è relegata a pochi pezzi sui giornali, ma non dovrebbe essere relegata a pochi pezzi sui giornali, perché dopo De Falco, dopo altri che sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle, la maggioranza, volente o nolente, al Senato di questo governo giallo-verde è risicata. E Conte prese 171 voti di fiducia, ma con la Nunes scendono a 170 e sono necessari 161 voti. Insomma, non si possono permettere di perdere neanche un malato, meglio votare i voti di fiducia, non so, quando non hanno raffreddore o non c'è l'estate. Bellissimo il fondo di Zacchè oggi sul giornale, in cui dice Confindustria va dove tira il vento. Boccia, soltanto pochi mesi fa, diceva che Di Maio era uno di noi, e oggi invece dal Sole 24 Ore a lui stesso gli fanno delle critiche mostruose. Cosa è cambiato? E Zacchè subdolamente ricorda che è cambiato il 26 maggio e il voto del popolo italiano, che ha bocciato il Movimento 5 Stelle, su cui evidentemente Boccia aveva creduto, e ha invece promosso la Lega, su cui Boccia non si è mai trovato d'accordo. Vicende CSM, la verità continua la sua battaglia contro le fake news, o comunque quelle parziali date dai giornaloni, e invece Travaglio dice è strano che noi siamo stati indagati per la rivelazione di segreto d'ufficio per il caso Consip, e nessuno di questi giornalisti commettendo un reato, cioè pubblicando queste intercettazioni, sia stato indagato. È anche vero, dice Travaglio, ben venga che le hanno pubblicate, perché in questa maniera sappiamo lo schifo che c'era nel CSM, Ermini e compagnia cantante, Mattarella si sono dimenati per cambiare le cose. Se non ci fossero state intercettazioni, nulla sarebbe emerso. Questa è la tesi Tara, come al solito, di Travaglio: intercettateci tutti. Interessante soprattutto per chi si occupa di economia l'intervista a Schwarzman. Chi è Schwarzman, direte voi? È l'amministratore delegato di Blackstone, che è un fondo che investe 513 miliardi di euro, raccoglie risparmio per 513 miliardi o 530 miliardi di dollari, una specie di gigante, vale un quarto del PIL italiano il risparmio che raccoglie questa Blackstone e Schwarzman. E con chi se la prende? Con Cairo, per il semplice motivo che lui si compra il palazzo del Corriere della Sera, e questo lo fa 5 anni fa, viene votato dal Consiglio di Amministrazione, viene votato dal Collegio dei Sindaci, il Corriere della Sera diventa di compra il palazzo, il Corriere della Sera diventa di Cairo, e Cairo dice non è valido quel contratto e il nuovo proprietario insomma smentisce il contratto che aveva fatto regolarmente la società prima che lui arrivasse. E Schwarzman dice questa è estorsione, lo dice due volte in questa intervista al Sole 24 Ore. Secondo me è una bomba, ma è una bomba sul fatto che ci sia il Sole che attacca di fatto Cairo, il fatto che un finanziere che attacchi Cairo, un fatto che Cairo abbia rotto un contratto e abbia sputtanato tra virgolette l'Italia secondo Schwarzman. Insomma, per chi non si occupa di economia questa sarebbe una grande storia, per chi invece si occupa di economia, intelligente la posizione oggi ovviamente di Savona, un'altra volta, ma non solo del Sole 24 Ore, in cui dicono molte aziende italiane, Mediaset, Cementer, spostano la sede legale in Olanda, perché lì è possibile dopo 3 anni cambiare i diritti di voto, cioè far sì che un'azione voti per 3 e dopo 5 anni un'azione vota per 10, sempre se l'è mantenuta nel tuo portafoglio. Bene, questa regola piace molto alle aziende, perché invece di far spostare le aziende cambiamo la nostra normativa. Ciao core, noi ci vediamo come sempre lunedì in prima serata con Quarta Repubblica, cercando di capire se questo governo cade o non cade. Più tardi per il sito Nicola Porro e per tutte le altre informazioni. Ciao.